Ciao a tutti! Questo video è un po' diverso dai miei soliti, perché ha l'obiettivo di consigliarvi quale regalo fare ai vostri parenti, amici, conoscenti, basandosi unicamente sull'identità del loro dinosauro preferito. I dinosauri, infatti, avevano delle caratteristiche particolari che possiamo riscontrare in ognuno di noi. Nei prossimi minuti scoprirete quale oggetto è più adatto ad ogni amante delle principali specie di dinosauri. Iniziamo da Tito, il dinosauro quadrupede dal collo lungo. Quando è stato ritrovato, era ancora un adolescente in crescita. Ecco perché tutti coloro che lo amano dovrebbero ricevere in regalo uno speaker portatile, perfetto per ogni adolescente. Il Ticino succus è uno dei massimi predatori del suo ecosistema. Noto per la sua rapidità con la quale aggrediva le sue prede grazie ai suoi arti, è molto simile fisicamente ad un coccodrillo. Tutti coloro che lo amano dovrebbero ricevere in regalo una bella sciarpa, meglio se di colore verde. Lui è il T-Rex, che significa re delle lucertole tiranno. Oltre ad essere uno dei più grandi dinosauri carnivori noti finora, T-Rex è probabilmente il dinosauro più famoso. Era per esempio il dinosauro cattivo protagonista del film Jurassic Park, ve lo ricordate? Agli amanti del T-Rex consiglio un bel abbonamento ad una pay TV, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, scegliete voi. Eriops era uno dei grossi anfibi meglio adattati alla vita fuori dall'acqua, che si muoveva facendo brevi passi per via delle sue piccole zampe poco forti. Nuotava usando la sua coda e la posizione di occhi e narici gli permetteva di stare al pelo dell'acqua, posizione dalla quale poteva tendere degli agguati a pesci, anfibi e rettili di taglia inferiore alla sua. A chi lo ama, regalare un bel libro di cucina! Il Dimetrodonte è stato per molto tempo ritenuto erroneamente un dinosauro. Era forse il più grande carnivoro dominante del periodo permiano. Ai suoi amanti consiglio in regalo una bella batteria da cucina. Ecco, meglio se aggiungete anche le posate. I plesiosauri erano rettili adattatisi alla vita acquatica con delle pinne al posto delle zampe ed una coda snella e corta che fungeva da timone. Si potevano trovare sia in mare che lungo le coste. Avete presente il mostro di Loch Ness? Ecco, fisicamente erano molto simili. Se ami il plesiosauro, sicuramente ti piacerà una maschera da snorkeling professionale. Il triceratopo era un dinosauro erbivoro con un osso cranico a forma di collare e tre corna sulla testa, che erano molto probabilmente usate come meccanismo di difesa. È probabile infatti che i triceratopi combattessero usando le corna e spingendosi a vicenda usando il collare osseo come uno scudo, in modo simile ai cervi. I suoi amanti gradiranno sicuramente un bel casco integrale. Lui è un pterosauro, un dinosauro che si adattò al volo. I suoi sensi erano molto sviluppati e il corpo era muscoloso ma leggero. La testa era munita di un lungo becco e le mascelle prive di denti. Si cibava di pesci, che ghermiva sulla superficie dell'acqua per poi decollare nuovamente. Regalare ai suoi amanti un bel altoparlante intelligente come Alexa o Google Home. Eh no, non avete letto male, non è il brontosauro. Lui è il diplodoco. Lo considero però il cugino del brontosauro. Mentre entrambi sono erbivori con un collo lungo, la differenza chiave tra brontosauro e diplodoco dipende dal genere dei due gruppi di appartenenza. Hanno comunque corpi voluminosi e pesanti, nonché lunghi colli e code. Regalate ai suoi amanti una bella PS4 o 5. Vi consiglio caldamente di fare un giretto al Parco della Preistoria rispetto a Monza, Milano, insomma, dista una mezz'oretta in macchina, è anche abbastanza semplice arrivarci. Io ho utilizzato il mio TomTom della macchina, che va sicuro non ne azzecca una, questa l'ha azzeccata, ed è anche un momento da passare in famiglia, vedrete che i vostri figli si divertiranno come dei pazzi. Io vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao!